ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi parliamo di nuovo di un flanker di REM, di Reminiscence. In questo caso parliamo di Eau de Rheims, un profumo marino meraviglioso. Purtroppo è discontinuato, quindi è fuori produzione già da qualche anno. Purtroppo anche introvabile, se non su alcuni siti molto di nicchia e profumeria, appunto, rivenditori Reminiscence. Tra l'altro, purtroppo anche sul sito di Reminiscence non lo si trova più. Quindi io quando l'ho acquistato ero consapevole di avere una chicca, diciamo così, speciale, che però una volta terminato non lo avrei poi più potuto risentire, quindi lo sto centellinando assolutamente. Nasce nel 2001, come vi dicevo prima, quindi pochi anni dopo la creazione del mitico Rheims Eau de Toilette. È una versione sempre di Eau de Toilette, quindi molto leggera, però se devo dire una caratteristica peculiare di questo Eau de Rheims è che è molto molto mascolino. Adesso vi elenco un po' le note. Ricordiamoci sempre che è un floreale acquatico, molto diverso da Rheims, ve lo dico già, molto diverso dagli altri flanker di Rheims. Tra tutti quelli che ho sentito di flanker, sempre di Reminiscence, è il più mascolino. Si apre con delle note meravigliose di erba, bergamotto, limone e rosmarino. Ecco, il limone ricordano davvero molto le colonie, quelle maschili, quindi l'apertura è prettamente maschile. Ovviamente io non catalogo mai maschile, femminile, unisex, in realtà tutti i profumi non dovrebbero essere calcolati donna, uomo. Però li trovo delle sensazioni olfattive come il rosmarino e il limone molto dure, accompagnate dall'erba che quindi è molto fresca ma comunque sempre un odore molto duro, e lo si abbina involontariamente a un odore maschile. Poi troviamo la rosa, il caprifoglio, il gelsomino, il fieno greco e le note acquatiche. Qua devo dire che per aspettare le note del calone, quindi le note ozonate del mare, della brezza marina, si fa un po' fatica, perché all'inizio, ragazze, è questa esplosione di erba enorme, di questo limone, di questo rosmarino che si sente tantissimo, e poi solo alla fine, quindi dopo diciamo 30-40 minuti, si ha questo effetto del marino pungente. Però se no, prima all'apertura, soprattutto chi è abituato a sentire i profumi di primo acchito e poi li compra, non lo sentirà all'inizio, meno che proprio abbiate un olfatto particolare, e quindi si perde un po' la nota marina. Però poi si recupera nelle note di cuore, si avvicina leggermente a Rheims Eau de Toilette, perché troviamo di nuovo il fieno greco. Il fondo è molto caldo, nonostante comunque sia accompagnato dal rosmarino iniziale che non lascia mai il profumo, e abbiamo la vaniglia, la fava tonka, il patchouli e il muschio. Quindi è un profumo di cui dico la verità, non vado particolarmente pazza. Tra tutti i flanker di Rheims è quello che ho utilizzato di meno, tra il fatto che comunque so esattamente che è un profumo che non si trova poi più, ma è proprio il fatto che non è nelle mie corde. Molto fresco, sembra di essere in un orto, quindi accanto a un meraviglioso cespuglio di rosmarino, e che si affaccia diciamo sulla macchia mediterranea. Ecco, lo trovo molto molto vegetazione questo profumo, più che altro avete presente quelle zone della macchia mediterranea piene di agavi, piene di mirti? Sono odori molto duri, molto persistenti anche, quindi Eau de Rheims è uno dei flanker più persistenti che io abbia di Rheims. Non mi entusiasma il fatto che involontariamente, con l'inconscio, io ogni volta che mi metto questo profumo mi ricorda un profumo maschile. La sua persistenza è molto molto elevata, diciamo 8 su 10, quindi per essere un marino è veramente top. Il suo sillage è un 8 su 10. Vi dico la verità che è capitato che io lo dividessi con il mio fidanzato, che anche lui è un amante dei Rheims, di Reminiscence, in particolar modo Eau de Rheims, ricorda molto molto la versione Pour Homme di Rheims, quindi la versione maschile. È un po' più dolciastra perché appunto contiene la nota della rosa, però come marino ci siamo, quindi se non dovete più trovarlo in commercio andate a sentire Rheims Pour Homme, che è molto similare. Potete trovare ancora, tra l'altro, in una confezione diversa. Io ho la versione perlacea opaca che mi piaceva un sacco, però so che si trova anche nella versione più trasparente, sempre con il tappino bianco pearlescente, ed è lo stesso identico profumo. Forse quella versione lì si trova ancora in commercio.
nel rivenditore della mia città ho trovato questo perlaceo. Anche per oggi il video è terminato, ragazze. Se state cercando un profumo marino un po' deciso, o se dovete comunque fare un regalo al vostro fidanzato, compagno, marito e siete innamorate dei REM, mi raccomando, andate a sentire, se avete la possibilità, Eau de Rhum, che è uno spettacolo, molto deciso, molto forte, molto duro e molto rosmarinoso, però ovviamente sempre con il sentore del calone, che è quello iodio, brezza marina, la salsedine, un po' rude come profumo, quindi molto deciso, per le donne molto decise. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte, ci vediamo al prossimo video e let's talk about!